Finalmente abbiamo una data certa per partire, che è il 6 di marzo, e i campionati saranno stilati la prossima settimana. Il comitato regionale ha inviato l'indizione con tutte le nuove procedure che ci saranno e la prossima settimana saranno stilati i calendari. Quindi il vecchio calendario prevedeva la prima partita in casa, il nuovo purtroppo non lo sapremo, sarà una sorpresa a fine della settimana prossima. Siamo stati costretti purtroppo a dover sostituire delle ragazze perché sono rimaste incinta, siamo contenti per loro, però siamo dovuti correre ai ripari e pensiamo che con i due inserimenti abbiamo mantenuto lo stesso livello di competitività che avevamo precedentemente. Con grande sacrificio, con grande spinta, grande desiderio che così oggi celebriamo un po' l'inizio di una ripresa di un'attività per, fermo restando che già la settimana scorsa è partita a livello nazionale la Serie B e le serie superiori, l'eccellenza, diciamo la 1 e la 2 sia di maschile e femminile stanno andando avanti con grossi sacrifici e grandi difficoltà per via della pandemia. Speriamo, ecco, che questo sia uno strumento per garantire, soprattutto con i protocolli fatti applicare con attenzione dalla Federazione, garantire a queste ragazze una costante e continua attività sportiva. Sono tornata, diciamo, alle origini perché ho iniziato i miei 15 anni in questa società che è il Blue Volley e mi sono fermata 2 anni e mezzo fa, poi sono stata chiamata a fare, diciamo, come bastone della vecchiaia e sono venuta ben volentieri a dare una mano qui nella squadra di Musumeci. Ho un bellissimo gruppo, ora speriamo di partire finalmente e di iniziare a fare il nostro. Come ruolo faccio la banda e comunque con le compagne mi sono sempre trovata bene fin da subito e ho riniziato subito anche la routine. E con l'allenatore e mi trovo molto bene anche con lui perché comunque è molto comprensivo e anche a livello tecnico mi sa dare consigli e riesce a seguirmi molto bene.